premio di questa performance 2018-2019 di Viaggio Libero, l'Istituto Francesco Saverio Nitti di Napoli e l'Istituto Pomo Campanella. Col libro si viaggia, si sogna, si sceglie, è più facile rimanere persone libere. La cultura c'è tutto, la forza di questa città è quella di avere radici culturali solidissime e in questo momento, come lo è stato anche nel lontano passato, l'arma di riscatto della nostra città. Siamo orgogliosi che le nostre scuole partecipano con grande competenza e entusiasmo a questi progetti. Quarta edizione del progetto Viaggio Libero, nato da un'idea della professoressa Angela Procaccini, promosso ed organizzato dal Comune di Napoli in collaborazione con Graus Edizioni, un modo per avvicinare i giovani alla lettura con un approccio attivo e creativo, svolto attraverso performance artistiche e teatrali, cortometraggi e recensioni, partendo sempre dalla lettura di autori contemporanei. La cultura ti fa star meglio, la cultura ti può rendere anche felice. Non è un caso che il Maggio dei Monumenti che abbiamo appena chiuso abbiamo dedicato all'illuminismo napoletano, Filangieri, il diritto alla felicità. Molti si sono illusi che la felicità si conquista con il denaro, con la sopraffazione, consumando all'infinito. Non è così. Non voglio sottovalutare l'importanza del denaro e degli oggetti materiali, ma con la cultura si vola molto più in alto, si sogna, ci si connette con la testa, con lo spirito e con il cuore. Qua parliamo di libri, ma pensate anche alla potenza del teatro, della musica. A Napoli questo c'è ovunque, c'è nel teatro della vita, se scendi nei vicoli, c'è nei teatri, c'è nei luoghi della cultura, c'è ovunque. E di questo noi siamo particolarmente orgogliosi e credo che con la mia amministrazione lo stiamo molto valorizzando.